Oggi andremo a fare qualcosa di un po' diverso dal solito. Infatti di solito mi vedete nei shorts per fare un video veloce dove vado a cercare dei diamanti e finisce lì. Bene, oggi andiamo a infrangere tutte queste regole. Infatti oggi andremo a sconfiggere l'Ender Dragon tramite un Minecraft mag, che sarà semplicemente quello di non scavare blocchi. Cosa vuoi che sia? Non devo semplicemente scavare i blocchi. A parte gli scherzi, sarà una missione molto difficile. Infatti non so come andrà a finire, io ho brutti pensieri. Detto questo, direi di passare al video perché ci saranno molte esperienze brutte, belle e lunghe per tutti. Bene, come avrete capito, io in questo video per nessun motivo al mondo posso spaccare un blocco, perché se no lo perderei. Cosa vuol dire questo? Che il tipo la legna, il ferro, la pietra non li posso prendere, perché naturalmente non posso scavare un blocco, perciò non posso. A meno che non li trovo in una chest, quello è valido. Il problema, sapete qual è? Che non è come magari negli shorts, che ti basta trovare quell'essere, quel diamantino che hai vinto la... No, fosse così facile non farei un video per YouTube, farei uno short. No, stavolta devo andare a uccidere l'Ender Dragon, perciò vuol dire che io devo andare nell'End con la percentuale che manco riesco a ucciderlo. Perciò magari arrivo alla fine e muoio. Beh, ecco, magari fosse così facile come a dirsi. Peccato che io sono scarso, perciò non ce la farò probabilmente. Però chi lo sa, magari la fortuna si gira dalla mia parte per una volta. Beh, detto questo, godetevi il video e andiamo a vedere come finirà. Beh, che dire, lo spawn come al solito non è dei migliori. Infatti mi trovo in mezzo a una giungla che non mi serve a una minchia, perché naturalmente non posso scavare. Perciò che me ne faccio di una giungla in questi casi? Una benamata... Vabbè, tralasciando la mia sfiga, a questo punto l'unica cosa che posso fare è andarmi a cercare un villaggio, un dungeon, qualcosa, un telefono che suona, qualsiasi cosa che basta che mi dia del loot. Il problema è trovare questa cosa che mi dia del loot, perché di villaggi non li troverò mai nella vita. Piramidi in mezzo a una giungla sicuramente non li trovo. Tempio della giungla è ancora più raro di andare a trovare un deserto, perciò direi proprio che non ho speranze. Signora Pecora, lei mi dica, lei cosa ne pensa? La prego, mi serve un po' di supporto morale. La pecora mi odia. Allora, cosa possiamo fare? Niente, devo andare a cercare qualcosa, sennò qua non farò nulla per mezz'ora e mi ritroverò a morire male. Piggy porchi, vieni qua che ho bisogno del cibo. Muori, maiale, muori. Muori! Oh, è immortale! Ma non mi ricordavo che era così difficile uccidere un piggy porchi. Devi morire! Oh, mamma mia, che maiale difficile che era. Vabbè, devo andare a cercare qualcosa, sennò qua arriva notte e io mi ritrovo ancora qua in mezzo alle foreste amazzoniche che cerco dei maiali e basta. Materialmente, dove posso andare a cercare qualcosa di interessante? Dove? Non ne ho idea, perché non sono abituato. Cioè, sì, ho imparato qualcosa delle speedrun, ma nelle speedrun si rompe qualcosa. Ma non posso fare nulla oltre a proseguire verso l'infinito e oltre, sperando di trovare qualcosa. Cosa anche questa è molto rara, che io trova un deserto. Questo non è un deserto, ne sono sicuro. Potremmo sperare in una barca abbandonata. Visto, io lo sapevo. Questo, però non posso entrarci. Da dove entro? Da dietro, dalla finestrella sul retro. Visto? Ok, cassa. Ok, il loot ce l'abbiamo. Tralasciando tutti i miei vari problemi, qua se io non trovo un villaggio, qualsiasi cosa, cioè, schiatterò da qui a poco. Bene, sì. Beh, che dire, la mia vita è stata molto bella. Qua non troverò sicuramente nulla e devo andare alla ricerca di qualcosa, perché sennò qua io non arrivo neanche a metà video che sono già smorto. Osserviamo attentamente cosa possiamo fare. Un villaggio, laghi, deserti, un qualsiasi... Stavo per morire male, ma non male, peggio. Non troverò mai un villaggio, io me lo sento. È inutile che lo cerco tanto, non lo troverò. Guarda, ci scommetto l'oro che io non lo trovo. Lì ci sono dei salmoni, degli squid. Bene, non c'è una min. Bene, a questo punto si procede via mare. Non ho molta scelta. Ah, con sto caldo, una bella nuotatina fa sempre bene. Chissà come sta bene il mio personaggio. Si sta congelando o sta benissimo? Secondo me, guardandogli gli occhi sta bene. Quella è una barca. Sì, una barca. Io la vedo male qua. Io la vedo sempre peggio. Ogni secondo che passa io la vedo sempre peggio. Allora, in teoria qua dovrei avere altri minerali, se non erro. Ok, abbiamo altro ferro, altri smeraldi e una bottiglietta di XP. Poi non so se la... Io me la tiro. Di qua c'è qualcosa. Oddio, però in teoria... Sì, ok. Allora, dove si trova questo tesoro? Piano piano troveremo qualcosa. Cioè, spero di trovare qualcosa. Penso che sia quell'isola lì, perché è l'unica cosa magicamente comparsa. Spero che ci sia qualcosa. Allora, che ci penso? Io sono venuto fino qua pensando, vabbè, vado là, mi prendo il tesoro. Però non ho pensato a una cosa.
Dov'è il tesoro? Sottoterra. Io cos'è che non posso fare? Scavare. Ma va, va. Torniamo a noi. Riprendiamoci. E andiamo a cercare un villaggio. Che qua così non si va avanti. Mi serve un villaggio. Un villaggio. Finalmente. Svuotiamo nelle case dei villager. Abbiamo il cibo. Almeno una cosa ce l'abbiamo. Il problema ora più che altro è trovare della legna, che è principalmente quello che mi manca per poter magari fare. No, un piccone che mi serve tanto. Tanto non posso scavare. Come sta? Tutto bene? Tutto bene, Iron Golem? Mi vuoi bene? No, no, neanche. Neanche lui mi vuole. Io mi arrendo. Cioè, veramente, in sto villaggio non c'è nulla. Perché mi sono voluto così male a fare sta sfida? Prego, un qualcosa. Ma mi basta anche un qualcosino, giusto? Un bastoncino, un qualcosa. Nulla. Proseguiamo. Un altro mare. Sai già cosa vuol dire? Che io ora mi dovrò rifare 300 km a nuoto. E col tramonto, vi dico, buonanotte. No, scherzo, devo andare verso l'infinito e oltre, perciò io non dormo. Dormite voi, io no. Comprendete la mia situazione? Io non posso far nulla, sono limitato. Devo proseguire per questo mare verso l'infinito e oltre, che manco so quando ci sarà della riva. Eccola lì, la riva, mi ritiro tutto quello che ho detto. Evita di soffocare, magari che non che siamo vicini a riva dopo un lunghissimo viaggio. E vediamo un po' cosa abbiamo qua. Allora, abbiamo delle tartarughe, dei ragni, uno scheletro che cavalca un ragno. Cose da tutti i giorni, ovviamente. E però qua di utile non c'è nulla. Un creeper, ovviamente, bellissimo il creeper. Cose da tutti i giorni, anche il creeper, ovviamente, te lo trovi sempre sotto casa, puntualmente. È una tradizione che il creeper ti venga sotto casa a salutarti e darti la buonanotte. E io qua dove credo di andare? Cioè, io boh. Qua non è che posso fare molto, magari. Salve? C'è qualcuno? No, 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 guardi, io non volevo venire qua, ma male pare, io me ne vado subito, ma stia tranquillo. Ma io non sono mai sceso da questa fontana. Cioè, ma secondo lei, io scenderei. Vabbè, ho perso pure la grammatica italiana. Secondo lei, scheletro, le stavo dicendo, io scenderei da questa fontana e verrei a disturbarla. Ma perché dovrei farlo? Che me ne stavo così bene là sopra. Che posso fare? Cioè, non ci sono villaggi, ci sono solo scheletri. Solo scheletri, solo. Aia Maria, Maria. Io dovrei pure uccidere l'Ender Dragon. Ma come spero di ucciderlo? Che già è tanto se riesco a trovare qualcosa per craftarmi qualcosa. Ma magari un Ash non sarebbe male. Io in questo mare non ci vado più. Basta. Sì, un altro. Sì, ti prego, dai. Sì, che quando era tutto bene, dai. Giusto, anche qua bisogna scappare. La mia vita fa schifo. Niente, niente, io qua non so più che fare. Senta, signora pecora, venga un po' qua, va, guardi. Signor scheletro, mo lei mi scusi, ma ha altamente stufato. Signor scheletro ha stufato, lei non ha allora, signor scheletro, lei... Aspetta, ho sbagliato il blocco!